Bianca e Bernie, nella terra dei canguri. Walt Disney. Capitolo 4. Quanto a Wilbur, beh, lui ha deciso di non sopportare più le cure del dottore e di trovare il modo per farsi passare il mal di schiena da sé. E per far prima uscire dall'ospedale, ha pensato bene di utilizzare la finestra anziché la porta. Sto arrivando, piccoli amici! Grida. Nel frattempo, MacLeach è alle prese con Joanna, che golosa vorrebbe mangiarsi tutte le sue uova. Uova? Ma certo! Ecco il suo piano! Dirà a Cody che Marahute è sparita e che i suoi piccoli ancora nelle uova non potranno mai sopravvivere senza la loro mamma. Poi libererà il bambino e lo seguirà di nascosto. Così Cody lo condurrà fino al nido dell'aquila. Intanto il lungo viaggio di Jake, Bianca e Bernie sta per terminare. Seguendo le orme dell'autocarro di MacLeach, infatti, i tre topini sono finalmente riusciti a scoprire dove si trova il suo rifugio. Le impronte finiscono davanti una parete rocciosa, nella quale si vede una porta gigantesca. Ed è proprio là che i tre amici si dirigono di corsa. I topini hanno appena raggiunto il nascondiglio e si stanno chiedendo come fare ad entrare, quando ecco che all'improvviso la porta del rifugio si solleva e Jake, Bianca e Bernie, trascinati in alto, vedono uscire da sotto MacLeach, Cody e Joanna. Fuori di qui! Grida il cacciatore al bambino. Ma perché lo lascia andare? Chiede Bernie. In ogni caso è chiaro che Cody è ancora in pericolo. Infatti, non appena il bambino è lontano, MacLeach si mette alla guida del suo autocarro per seguirlo. Non so dove stia andando, esclama Jake, ma non possiamo permettergli di filarsela. Sbrigatevi voi due! Continua rivolto a Bianca e Bernie. Con una manovra rischiosa, i tre topini riescono appena in tempo ad arrampicarsi sull'autocarro. Il cacciatore si è fermato proprio in cima alla parete di una roccia, da dove si può vedere il nido dell'aquila. Cody non sa ancora che MacLeach lo ha seguito. Ben deciso a mettere in salvo le uova di Marahute, si sta calando piano piano giù dalla roccia per raggiungere il nido. Presto, dobbiamo avvertirlo! Esclama Jake. Finalmente i tre topini raggiungono Cody nel nido dell'aquila. Chi siete? Chiede sorpreso il bambino. Non abbiamo tempo per le spiegazioni, gli dice Bianca. MacLeach ti ha seguito, aggiunge Bernie. Proprio in quel momento arriva Marahute. Cody cerca di avvisarla di stare lontana, ma è troppo tardi. Dall'alto della roccia MacLeach lancia una delle sue trappole. Prima ancora che i topini abbiano il tempo di capire cosa sta succedendo, Marahute è di nuovo prigioniera. Cody, Jake e Bianca riescono ad aggrapparsi alla coda che lega il sacco in cui è avvolta l'aquila e vengono trascinati via. Anche Bernie vorrebbe seguirli, ma la fune gli scappa dalle mani. Adesso il topolino è rimasto da solo nel nido dell'aquila e deve aiutare i suoi amici. Marahute, Cody, Bianca e Jake sono prigionieri in una grossa gabbia sull'autocarro di MacLeach. Il cacciatore è riuscito a impadronirsi dell'aquila,
ma c'è un'ultima cosa che vuole fare: sbarazzarsi più presto possibile del bambino. McLeach si dirige quindi verso le cascate del coccodrillo.